Valore della produzione a 700 milioni di euro, risultato di esercizio netto di 66 milioni, riduzione dei costi di gestione di 68 e soprattutto investimenti in crescita che fanno segnare quota 500 milioni di euro in totale, il 60,8% in più sul 2022. Ci sono dentro depurazione, fogna, sostenibilità ambientale, digitalizzazione, ma anche un impatto sull'economia circolare che vale 16,2 milioni di euro, in larga parte dedicate al comparto depurativo, che vuol dire più servizi per i 4 milioni di cittadini nell'ambito territoriale ottimale più grande d'Italia. Sono i numeri del bilancio di Acquedotto Pugliese, l'utile in crescita, fanno sapere dalla governance del colosso di Via Cognetti, aumenta la capacità di autofinanziamento che per volontà della regione azionista unico sarà utilizzato a sostegno degli investimenti sul sistema idrico integrato. Noi siamo la prima utility italiana che riesce a superare i 120 euro per abitante che nessuno è riuscito a fare, che siamo al di so che è al di sopra di più del 40% della media europea, ovviamente record di quella italiana, in una situazione in cui gli altri non sono riusciti neanche a rispettare la media dell'anno scorso. Quindi diciamo un risultato molto, molto importante che ci fa vedere come ACP tiene alla rete, tiene alla voglia di risanare le perdite che ci sono sulla rete e sta facendo investimenti cospicui per avere un servizio sempre migliore per i nostri cittadini.